di revisione dei trattati con riguardo alla procedura ordinaria. La modifica del trattato avviene all'interno di una rappresentanza dei governi degli Stati membri e la modifica viene adottata sotto forma di un accordo internazionale. Appunto, l'accordo internazionale che modifica il trattato viene stipulato all'interno di una conferenza dove sono presenti i rappresentanti dei governi degli Stati membri. In seguito all'adozione della modifica, la modifica dovrà essere soggetta alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Quindi l'accordo internazionale con il quale si modifica dovrà essere soggetto alla ratifica, dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri. La conferenza dove, appunto, dove viene stipulato l'accordo internazionale deve essere prevista da una decisione del Consiglio europeo, quindi è il Consiglio europeo che decide di convocare la conferenza dove appunto si stipula l'accordo internazionale di modifica. Inoltre è prevista la consultazione del Parlamento e della Commissione. Inoltre i progetti di modifica sono esaminati da una convenzione composta da vari rappresentanti degli Stati membri, dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione. Inoltre, come ho detto prima, vi è un'altra procedura di revisione, la procedura di revisione semplificata. Tale procedura si può applicare soltanto quando si andrà a modificare la parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cioè la parte relativa alle politiche e alle azioni interne dell'Unione. La procedura semplificata non può andare ad estendere le competenze che sono attribuite all'Unione dei trattati. Anche per porre in essere la revisione semplificata, la procedura di revisione semplificata, vi deve essere un accordo internazionale stipulato tra tutti gli Stati membri. Inoltre, il progetto di modifica deve essere approvato all'unanimità dal Consiglio europeo. Sia il Trattato dell'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea hanno lo stesso valore giuridico. Inoltre, hanno lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi, anche i protocolli e gli allegati che accompagnano i trattati. Per quanto riguarda l'interpretazione dei trattati, la Corte di giustizia non interpreta le disposizioni dei trattati seguendo il metodo che solitamente è utilizzato per interpretare i trattati internazionali, ma utilizza il metodo utilizzato dai giudici interni per ricostruire le regole costituzionali. Quindi le disposizioni dei trattati, ciascuna disposizione dei trattati, deve essere ricollocata nel proprio contesto e deve essere letta facendo riferimento anche alle altre disposizioni, allo stadio di evoluzione dei trattati. Una conseguenza dell'interpretazione è stata la ricostruzione di diritti ed obblighi per le persone fisico-giuridiche che si sono desunte da regole di comportamento poste nei confronti degli Stati membri e delle istituzioni. Questa conseguenza giuridica è l'effetto diretto. Quindi, i diritti che vi sono per le persone fisico-giuridiche, quindi i diritti di cui sono titolari le persone fisico-giuridiche, non solo vengono menzionati nei trattati, ma vengono considerati sorgono come contropartita di obblighi presenti nei trattati che si pongono nei confronti di altre persone fisico-giuridiche, delle istituzioni e degli Stati membri. Per desumere effetti diretti, di cui sono titolo, che comunque fanno sorgere diritti ed obblighi nei confronti di persone fisico-giuridiche, la disposizione deve essere chiara, precisa e incondizionata. La Corte di giustizia ha configurato gli effetti diretti soltanto come verticali, quindi si hanno soltanto situazioni giuridiche attive di cui sono titolari persone fisico-giuridiche,
nei confronti degli stati membri. Ma gli effetti diretti non sono soltanto verticali, sono anche